Iván Costa, el italiano que está conquistando toda América Latina, Europa y Estados Unidos. Iván Costa, la nueva promesa mundial de la música tropical. Tus bachatas llegan al alma. Iván Costa, pionero de la bachata con estilo italiano, un estilo único. Iván Costa, búscalo en las plataformas digitales. Iván Costa, tienes que escucharlo. Ben svegliati. Bene, vi abbiamo mostrato un videoclip di Ivan Costa. Non è un videomontaggio perché Ivan Costa o Ivan Costa, diciamolo all'italiana, è davvero un fenomeno musicale eh, in America Latina e in America un dato per tutti, 4 milioni di eh, ascolti che un po' eh, corrispondono ai vecchi 4 milioni di, di dischi venduti. Ebbene è qui con noi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te, Antonella. Grazie Nel, per l'invito. Ivan, un fenomeno musicale: tu sei nato a Caserta, ma da vent'anni <coughs> vivi in Veneto, Cresciuto più precisamente in provincia a Venezia. di Venezia, sì. E sei diventato un fenomeno come? Perché sei fenomeno, una vera e propria star imbarazzo. in America Latina eh. e anche negli Stati Uniti. Sì, diciamo che <coughs> Ho creato, ho fatto qualcosa che è stato molto apprezzato in America e soprattutto nel Sud America, cantando e producendo musica latina e, ed anche nel mercato ispano, Musi perché sì, negli sì. Stati Uniti sì, si ascolta molta musica in spagnolo. Però la cosa che fa, eh, che, fa, che ho, è un orgoglio per il nostro paese è che un italiano in, eh, abbia sia in qualche modo... Uh, davvero avendo questo successo strepitoso in America Latina e negli Stati Uniti portando un genere di musica latina portando un genere di musica latina ma anche parte dell'italia perché comunque nel mio ultimo RP ho inserito tre cover che sono tre cover di musica italiana le ho scelte le sentivo mie che una è tu sei l'unica donna per me un'altra è scrivimi di Nino Buonacore e, e l'altra è una cover che nella versione spagnola, comunque, ne sono io l'autore, ne sono onorato, sono stato riconosciuto dalla Sugar Music di Caterina Caselli. Ho firmato un contratto che è il mio singolo più forte in questo momento. Che è Tamo e Tamerò, si chiama in italiano. La cantava Peppino Gagliardi nel 1962, se non erro. Io ne ho creato la versione spagnola, Te Amo e Te amare, Come ti ripeto, che ne sono io l'autore. E quindi ho portato parte dell'Italia anche, quindi sono italiano ma ho portato anche la cultura e la musica italiana trasformandola come a loro piace, con i loro ritmi e le loro sonorità. Beh, è una versione comunque moderna, una versione elettronica e forse questa è la chiave del tuo successo. Hai fatto un mix di, di generi eh, proponendoli in un po' la tua esperienza di eh, DJ, quindi qualcosa di assolutamente ballabile. Che recupera la tradizione della musica latina e della musica italiana e rivisitandola? No, diciamo che dei miei singoli più forti ne faccio volentieri proprio perché nasco DJ quindi ne faccio anche dei remix. Però la musica, il mio genere principale, quello che mai mi riconosce negli Stati Uniti e in America Latina, è la baciata ed è vista come genere da ballo in Italia, in Europa negli Stati Uniti e in America Latina è il loro genere romantico, è il nuovo genere romantico. Quindi sto continuando semplicemente quello che abbiamo fatto sempre noi italiani, cantare l'amore <ride> con i loro ritmi. Espopoli in discoteca e non solo, ci racconti un po' la tua esperienza? La mia esperienza, Beh, come già hai detto io nasco DJ 21 anni fa ormai. Nel mio genere, io da me definito definito elettrolatino perché comunque ho sempre suonato un genere commerciale revival dove mi era permesso. Quindi, comunque sempre appassionato del vinile. e Quindi, la musica che io ho rifatto la suonavo eh, degli anni 80, e tu 90. Sei cantante, compositore, <coughs> anche. Eh sì, nasco come DJ. E quindi niente, io approdo in Repubblica Dominicana la base come DJ perché era quella la mia attività principale. Ma arrivi in Repubblica Dominicana per andare a fare delle serate? E... Arrivo in Repubblica Dominicana con un contatto di un'agenzia che mi aveva già contattato, mi aveva già conosciuto. E in più, perché comunque ho sempre frequentato locali, amicizie. Sono Ma c'è sempre, sempre stata, stata una passione una... per il sud America mezzo il centro -americano. America. E quindi approdo Santo Domingo per una vacanza e porto via tutto il materiale necessario per poter fare le due o tre serate che ero stato contattato da questa agenzia, che poi è il mio manager attuale, la mia agenzia attuale, che mi ha firmato e mi porta a Santo Domingo una barra due volte all'anno. E io gli ho detto una volta che volevo fermarmi là e purtroppo me l'hanno vietato perché, perché si perdeva valore, mi hanno detto. Cioè dovevi, ah, dovevi fare del tipo delle... Eh, talmente sei famoso che non, non devi fare delle puntate, delle date uniche sì, qua... Allora mi organizzano un tour uh, due volte all'anno, la maggior parte delle volte, fissa è sempre il periodo di tutto il mese di febbraio, inizio marzo, che è lì è il periodo del carnevale, e inizia l'ultima domenica di gennaio, inizio febbraio, va avanti tutto, tutto il mese fino alle prime due di marzo che fanno le varie chiusure, quindi quello è quasi un, un impegno fisso. Ma oltre a Santo Domingo, nel Sud America anche, no? Cioè... Sì, in Sud, in Sud America, so, sì, perché al giorno d'oggi con le piattaforme digitali, non so, io ai primi posti su Spotify ho il Messico come nazione, perché comunque, ti ripeto, è una musica che viene ascoltata in tutta l'America, togliendo il Brasile, che ha la sua musica e, la, e hanno la loro lingua, che è il portoghese, la musica cosiddetta latina la passano le radio di, di, di tutta l'America, dall'Argentina al Canada. Ma fai anche, eh, a parte queste tappe, a Santo Domingo dei live, dei concerti e altri eh, appuntamenti, oppure ci sì, stai solito. organizzando adesso i tour? Dato questo, cioè, come è esploso questo, questo fenomeno? Fai vai a fare il DJ a Santo Domingo, Santo Domingo piaci, riempi le, i locali ritorno ma, in Italia per ritorno la precisione in, ritorno in Italia. e poi ritorno su era maggio, se vuoi sapere il periodo io c'ero stato proprio fine gennaio, febbraio per il carnevale ci ritorno su poi e mi fermo 4-5 mesi perché abbiamo iniziato la lavorazione e a farmi conoscere in Repubblica Dominicana a livello nazionale mi fermo lì 5 mesi e dopodiché, da, come ti ho detto, ci torno due volte all'anno. L'idea del live è nata in una radio, uh -huh. in un'intervista come la sto facendo qua con te, mi chiedono cosa, cosa facevo oltre al DJ e io gli ho detto che suonavo comunque anche piano, studiavo canto, ma che non avevo mai avuto un'ispirazione, non mi sono mai sentito di cantare in italiano e non avevo mai avuto una mia identità quindi non avevo mai provato a portare avanti un progetto live o comunque di, di produzioni nasce, si può dire il tutto per caso è una trasmissione dove c'erano musicisti dal vivo sai di quelle là fatte da uh -huh. 3-4 conduttori e mi chiedono di cantare qualcosa dal vivo e nella mia testa, che poi è stato il mio primo singolo c'è sempre stata Tu sei l'unica donna per me in questa versione latina che è una canzone che Secondo me semplice, poche uh -huh. parole ma ben vendette, no? una dichiarazione d'amore. Come piace a loro in Sud America. E vai e un po' a recuperare anche la tradizione melodica tipicamente napoletana, che è un po' alla tua patria d'origine. In qualche modo c'è anche questo sì, filone. Mi questa fa piacere componente. che l'hai notato. Perché le tre cover che io ho scelto eh. sono, sono temi nazionali, perché ripeto, tu sei l'unica donna per me. Scrivimi. E Tamu e Tamerò, ma sono tutte e tre di origini napoletane perché Nino Bonocore, Alan Sorrenti e Peppino Gagliardi sono originari di Napoli. Quindi è anche un omaggio no, alla tradizione melodica. Sì, diciamo che io l'ho un po' studiata questa cosa, l'ho pensata. Ah! E però non, pu non puoi rivisitare qualsiasi tema o qualsiasi mm. canzone. Bisogna poi vedere quale si adatta a un determinato genere, quale si adatta alla tua vocalità e quale mi sentivo mia. Tu hai detto prima uh, la musica baciata che sì. cosa significa? La baciata esatto. è un spichiamo. genere, un eh, ritiro. Perché non diamo sempre tutto per scontato. Per no, perché... no, no, assolutamente. La baciata è un ritmo perché magari io penso alla rima baciata, no? io ho un po' di, di eh, deviazioni letterarie. Quindi penso alla rima baciata dei poemetti eh. di un tempo. No, la baciata è un ritmo originario della Repubblica Dominicana. Ecco perché poi ho scelto quel genere. E che ripeto è arrivata in Italia io credo circa vent'anni fa o qualcosina in meno. È stato Ai tempi salita... della lambada? No, dopo. No. La lambada, quella è brasiliana ed ah. è un altro ritmo che è stato poi lavorato in tutto il mondo. Si Quelli vede stati... che frequento pochi locali. No, dai. E la bachata è stata portata in Italia con gli avventura Non so se li conosci se te ne no, ricordi. No, 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 ma forse i telespettatori. sì. È... Ossession. È ah, sì, giusto. Eh, già. un tormentone di un'estate di tanti anni fa. E che, che si interpreta come a livello. Perché poi la tua musica è una musica un ritmo... che si balla, no? Questo è sì. l'elemento fondamentale. Sì, perché è un ritmo ballabile però in realtà è un ritmo melodico, mm. è un ritmo melodico, la maggior parte delle volte si può dire che parla di amore e di drammi, perché proprio all'inizio, addirittura nella storia della Repubblica Dominicana, la, la baciata era un ritmo dei poveri, mm. era un ritmo e una musica dei, dei poveri. Un po' locali. come la versione del tango argentino sì. domenicano, un'interpretazione sì. di questo genere, cioè sì. la musica, quelle eh, sonorità che servono per esprimere le emozioni del, del popolo, del poi popolo. di chi coltiva il caffè piuttosto che nelle grandi piantagioni. Sì, le musiche da dedicare o, da, o per poter esprimere un sentimento che in quel momento hai dentro. Quindi tu, nella Repubblica Dominicana, durante questa trasmissione radiofonica partecipi ad un concerto live. Accompagnato da un pianista, che ci siamo capiti al volo, gli ho detto la chiave che doveva accompagnarmi, e ho cantato Tu sei l'unica donna per me. E gliel'ho fatta direttamente in spagnolo, perché ti ripeto, era una cosa che in testa mia già c'era da un po' di tempo. Insomma, un mix tra napoletano, veneziano e spagnolo. Io sono un cittadino del mondo, <ride> lo dico sempre. Io sono fiero e orgoglioso delle mie origini, sono fiero e orgoglioso del posto in cui della provincia di Venezia sono cresciuto, anzi i giornali parlano di me, di Ivan da Venezia, io non ho mai detto niente perché, io, perché il Veneto e la provincia di Venezia è una terra che, che mi ha dato tanto, non posso rinnegare le mie origini, anzi io dico di essere fortunato, di essere nato in un paese dove c'è una cultura e una storia. Come quella di Napoli, sono fortunato ad essere cresciuto in un paese come Venezia che c'è una cultura e una storia Beh, che ci vede il mondo. Napoli e Venezia sono due, due, due luoghi dell'Italia dell che insomma sono abbastanza... Poi, hanno anche delle somiglianze secondo me, il veneziano col napoletano ha delle somiglianze. Io comune. ti faccio un esempio, mm. che è un esempio banale però per farti capire, è che per, per quello che ho studiato io nella storia qua non ci sono state influenze spagnole, però le stradine di Venezia come si chiamano? Calli. In spagnolo la strada si dice Caggia, Calle, eh sì, certo. Però non mi sono mai riuscito a spiegare perché nella storia della Campania e del Sud Italia ci sono influenze spagnole, eh, quindi latine. Venezia no, però sa di fatto che un, anche il dialetto veneto si assomiglia tanto. Sì, io parlavo anche poi come atteggiamenti, no? ci sono degli atteggiamenti anche. Se vogliamo, molto internazionali, molto che vanno al di fuori del, del campanile, che credo che si possano trovare sia a Napoli che anche la vivacità, la veracità, sì. no? Anche di, di certi luoghi, se pensiamo alla Napoli storica, può ricordarti un po' il, il cuore storico, magari di Venezia o di alcuni, so, penso anche a Chioggia, quindi ci sono no, quella, quella vivacità ci sono molto, tante, molto, molto forte. Tante similitudini, sì. Quindi, perché fino a quel momento eh, non avevi mh, preso in considerazione la possibilità di cantare, ma soltanto di remixare la musica? Perché ti ripeto, no, magari un giorno lo farò, ma in, non mi è mai piaciuto cantare in italiano. Mm. No, non mi sentivo a mio agio e, e in più ho un timbro vocale che in Italia è molto ben conosciuto, e mm. già, già esisteva. Quindi sarei stato una copia di qualcosa già esistente. L'ispirazione mi è venuta a... in radio. Stavamo cantando, ho cantato questa canzone. E basta, e hanno, da lì? Iniziato, hanno iniziato a squillare e da lì i 4 hanno milioni. iniziato a squillare i telefoni. La gente voleva sapere se io ero un DJ che avevo la console ho remixato dal vivo in quel momento o se cantavo. In più in quell'anno era il 2013. Uno dei loro tormentoni, perché comunque non è una cosa nuova quella di uh, rivisitare no. canzoni. Perché, non so, c'è una canzone che per me è una delle più belle, abbiamo italiane: pregherò mm -hmm. di Adriano Celentano. E sappiamo benissimo da dove arriva. Cioè, mm. non è una cosa nuova, è sempre no. fatto. Anzi. Mogol è partito traducendo altre canzoni in altri Sì, in la altre contaminazione, lingua. non a caso esistono i cover, no? Le è cover. una cosa eh. che è sempre esistita. E, e in quell'anno un loro tormentone era, pensa, maledetta primavera, rifatta in salsa. Che, che noi sono all'idea di sentire questa cosa. Che canzone. noi ormai abbiamo... È da sì, 30 poi insomma è un genere che affidiamo magari ai genitori o ai nonni, ecco. E loro l'hanno rivisitata, beh, il mio tormentone latino è Time and Time del 1962. Quindi comunque me ne sono andato abbastanza indietro nel tempo. E, e quindi niente, da lì ho detto... Quasi quasi secondo me ci può stare qualcosa di nuovo. In più era un momento molto forte della baciata, ho scelto la baciata perché ti ripeto è un ritmo romantico quindi ho fatto combaciare le cose. Rifare Tame Tamerò o rifare Tu sei l'unica donna per me in reggaeton gli togli il sapore a quello che vuol dire. L'emozione Ma eh, anche un po' controcorrente Perché oggi che il reggaeton no, è, è quello che mi ha distinto È che va per la maggiore Che qualsiasi Anche ormai nella comunicazione Uno dovrebbe usare no, Uno cioè. stile tra il rap e il reggaeton Quando sono partito C'erano già le prime influenze Ed è stata una scelta mia Ti ripeto Per comunque Per adattare la mia vocalità A un genere che ci poteva stare Perché non tutti possiamo cantare tutto E per adattare comunque L'italiano che noi nel mondo siamo apprezzati proprio perché comunque per l'amore, domani infatti, parlavamo Ma prima di Venezia, dici, la città dell'amore. No? Tu appunto dicevi per quanto anche piace magari un testo, perché se noi ci rifacciamo al rapper piuttosto che al reggaeton... Il contenuto di quello che si cantilena, passami il termine, alle volte è un contenuto anche un po' violento, un po' eh, aggressivo. Quanto invece mh, nel tuo genere è anche importante, tu sottolinei, no, cantare l'amore, cantare i buoni sentimenti, sì. eccetera. Quanto è anche eh, in America Latina o in America sei apprezzato anche per un contenuto, se vuoi, romantico delle, delle canzoni che tu riproponi. Sì. Eh, molto perché comunque essendo una musica romantica non puoi utilizzare determinati termini E comunque devi esprimere Ma gli, Degli sfottò che ci sono nel sì. delle... no, reggaeton Il reggaeton è un'altra musica che nasce questa, a Porto Rico Facendo uh -huh. una parentesi uh -huh. il reggaeton Nasce a Porto Rico ed era anche quella musica da strada uh -huh. Un po' come il rap americano certo. L'hip hop americano Il hip hop si ascoltava nel Bronx quindi al diciamo che è anche che... un po' denuncia se vogliamo, in un modo... sì. eh. e infatti il reggaeton la maggior parte comunque eh. parla di sesso, si parla Tutto, di droga. Tutto, per di quello eh. come l'hip hop, come e il come rap. erano eh, no, generi contro... controcorrente che al giorno d'oggi però si sono rifatti, hanno guadagnato la scena mondiale. Vabbè, ah ma ci sta questo e ci sta anche. La musica è un ciclo. Del resto, anche se tu pensi alla musica italiana, i cantautori, oppure i cantautori degli anni sessanta, eh, esprimevano una, un, un disagio molto forte: erano, insomma, erano canzoni di rottura, erano sì. anche eh, rispetto no, alla canzone. Testi molto, ecco, molto forti. Quindi è, è, è importante che coesistano no, le, varie, le varie espressioni. Ma sei, ti saresti mai aspettato un successo di questo genere, te lo sei spiegato? Non me lo sono spiegato, però quando sono partito avevo le idee ben chiare e sapevo cosa stavo facendo. Perché comunque se in questo momento e ringrazio tutti, sono il primo italiano al mondo che è riuscito a fare determinata cosa, perché, comunque, ripeto, è stata una cosa che l'ho pensata e studiata. Perché di italiani in America Latina ce ne sono tantissimi che hanno avuto. Successo. Sei andato a coprire uno spazio. Sono andato a coprire uno, uno spazio che era libero. Che non sono il primo italiano che canta musica latina, ma la maggior parte l'hanno sempre fatto non pensando di espatriare e di poterlo fare per chi in fondo aveva creato quel genere. Perché in Italia ce ne sono grupp aggruppazioni, gruppi uh -huh. che cantano musica latina. Ma tanti cantano anche baciata in italiano. Però secondo me così gli togli il sapore, stai facendo un riadattamento, stai facendo qualcosa togliendo. Togliendogli qualcosa, io invece ho cercato di fare quello che a loro piace, come loro lo fanno, rispettando un genere, perché comunque dovevo rispettarlo, portando del mio, italiano. Quindi alcune sonorità italiane. In Tamme tam no ci ho messo Quindi una chitarra elettrica, un una batteria, Sì, diciamo che a livello musicale, con poi il mio produttore, arrangiatore Angelo Vargas in Repubblica Dominicana, abbiamo cercato di creare una fusione. Con lui ci sono riuscito molti, molto ma molto bene. Mi sono trovato. Perché poi lui aveva vissuto per tanti anni in Svizzera. Quindi anche lui aveva influenze europee. Però lui è dominicano d'origine. Lui è dominicano d'origine e ci siamo ritrovati in Repubblica Dominicana. Però ha vissuto per tanti anni in Svizzera. Quindi tu sai bene che è un produttore, una, uno scrittore, viene molto influenzato. No? Quindi anche nella testa per creare una musica va un po' in base a quello che tu ascolti. Avendo varie influenze, essendo lui cresciuto in Svizzera aveva anche lui magari stesse sonorità un po' elettroniche, un po' europee. Quanto ecco, qual è il contributo europeo che tu hai portato alla musica latina? L'elettronica, eh, una magari suoni più moderni, non lo so, qual è, quali sono gli elementi? No, l'elettronica vera e propria? No, diciamo che la bachata ha avuto già una rivoluzione che di certo non gliel'ho data io, ma gliel'hanno data proprio il gruppo Aventura, uh -huh. Dopodiché in questo momento Romeo Santos che è il re lui da la baciata, Prince Royce dove prima era un genere semplice fatto solo di ritmi e chitarre uh, loro, infatti il primo disco loro si chiama Next Generation la nuova generazione perché hanno inserito tastiere, pianoforti in un genere che già non esisteva la diversità che gli ho potuto dare io magari, non so, nel tema tam E Tamerò ci ho utilizzato una batteria ci ho utilizzato una chitarra elettrica ma comunque è stata l'armonia differente perché io ho riadattato comunque un'armonia o per fartela semplice, magari un semplice giro di do, che c'è forse il 70-80% della canzone italiana scritta con uh, determinate armonie, io l'ho adattata in musica latina. Quindi, comunque, sonorità diverse, ma con i loro ritmi, con le loro sonorità, quindi con i loro suoni, con le loro chitarre, con le loro percussioni. Ti senti più musicista, cantante o compositore? mi sento più DJ, perché nasco e non lascerò mai le mie origini, anche se ultimamente le sto un po' abbandonando, perché come si dice in Sud America non si possono cavalcare due cavalli nello stesso momento. Quindi adesso stai eh, interpretando più il ruolo del cantante? In questo momento qua sì, sto seguendo Devo obbligatoriamente e ne, ne sono più che onorato e felice, e sto seguendo di mo molto più il progetto live e mi sto dedicando più alle produzioni e in vari momenti dove posso comunque consiglio anche del mio professore di musica è quello di non abbandonare mai DJ perché comunque come dicevo prima ascolti musica, ascolti musica mondiale, ascolti musica internazionale, quindi vedi cosa portano altri produttori, cosa stanno apportando i suoni, i ritmi che stanno arrivando. E però non abbandonerò mai il DJ perché comunque sono figlio della notte io essendo figlio della notte ed essendo DJ quanto eh, il DJ deve interpretare no? anche un po' i gusti del pubblico deve eh, suonare quello che il pubblico in qualche modo o può piacere al pubblico sì, secondo deve vedere e capire cosa vuole la pista eh, come si dice eh, secondo te è questo uh, il segreto del tuo successo? sì, mi ha aiutato tanto mi ha aiutato tanto perché automaticamente io in quel momento quando ho deciso di partire con questo progetto live sono riuscito a capire, come dicevi tu, dove c'era uno spazio da poter ricoprire, sono riuscito a capire cosa potevo ricoprire e cosa poter rifare per immettermi nel mercato latino degli Stati Uniti. Io allora partivo per la Repubblica Dominicana, in questo momento il primo posto dei miei ascolti su Spotify per farti una piattaforma sono gli Stati Uniti d'America. Sono il Messico, della Repubblica Dominicana è diventata quasi una delle ultime nazioni, però è dove il mio, il mio genere viene trasmesso più in radio. Tu dici, eh, sono, ho un successo sulle piattaforme digitali, no? Praticamente sì. la rete più o meno. Eh, la rete. Che rapporto hai con la rete? Eh, perché poi il live, la concertistica, no? il rapporto diretto con il pubblico, ha detto: Due è date, è tutt'altra cosa. È che, no, due date, due tour. Due tour, scusami, ho sbagliato. Due tour. <ride> eh, però, per non, Di per una, sì, per non per due porre settimane, ecco, e venerdì, ecco, ecco, e Per non avere una sovraesposizione, no? E qual è il rapporto, la differenza? Che rapporto hai con la rete che ti ha decretato il primo sono, al mondo italiano? Io sono una persona molto a favore della tecnologia e anche della rete. Perché al giorno d'oggi, ecco, a me ha aiutato tanto a, ad arrivare, al giorno, con la rete tu in questo momento se la sai utilizzare e va utilizzata secondo me nel modo giusto, puoi restare a contatto con il tuo pubblico, puoi arrivare a livello musicale, abbiamo fatto l'esempio di Spotify come può essere Apple Music, come può essere uh -huh. YouTube che è una piattaforma uh -huh. più vecchia, arri puoi arrivare in tutto il mondo. E Tant soprattutto puoi arrivare se non hai anche una casa discografica e che stavo in arrivando qualche là, modo credeva. Negli in anni te, 80, negli anni 70, se non avevi un progetto la casa musicale era molto più difficoltoso farlo partire perché dovevano andare fisicamente sul posto. Eh certo. Quindi allora i nostri big nazionali riconosciuti nel mondo, quindi Ramazzotti Pausini, che sono loro mm -hmm. i primi, che sono stati a, espatria a espatriare e arrivare in Sud America negli Stati Uniti, sono stati progetti creati per poterli portare nel mondo. C'è stato qualcuno che ha detto queste sono voci e sono musicalità che possono funzionare in America Latina. Dopo in Italia abbiamo anche un Vasco Rossi che ti fa 220.000 paganti che ha se non erro lui il record mondiale di quello che ha fatto al Modena Park, però come vedi il suo genere e molto probabilmente la sua vocalità è rimasta in Italia. Tiziano Ferro, Laura Pausini, Eros Ramazzotti Gianluca Grignani, anche e ce ne sono diversi. Comunque, noi siamo riconosciuti in America per la musica. Sono stati progetti che hanno funzionato e li hanno fatti funzionare all'estero. Quindi, il Made in Italy è già una, un buon biglietto da visita? Assolutamente. Adesso Ivan Costa, o oh Ivan Costa. In spagnolo si dice Ivan. Ivan, appunto. Ivan Costa, che cosa ha eh, nel, in serbo per i prossimi passi? Come, eh, come... Nell'immediato futuro eh. o più avanti? Eh, so, ho smesso proprio settimana scorsa con le mie serate da DJ, perché come dicevo, intervale. In Le due cose, no, qua in Italia. Qua in Italia. E adesso c'è in programma di ritornare in studio perché comunque stiamo lavorando già le, le nuove produzioni, perché ho uno staff a Santo Domingo, seguito da Angelo Vargas, uno staff qua a Padova. E intercambiamo le due, le due cose, e ci, ci confrontiamo a vicenda e ci sono, sono già in, pro, in programma prossime uscite, siamo già in lavorazione con le... I prossimi singoli e il prossimo album. Ecco, il prossimo album e il prossimo singolo, saranno sempre rivisitazioni di grandi successi oppure delle canzoni ex novo composte, scritte per Ivan Costa da Ivan Costa o da Ivan Costa? Saranno canzoni scritte per Ivan Costa e da Ivan Costa e non toglierò sicuramente una parte d'Italia perché in fondo il progetto è nato così, dall'idea di ri riadattare musica anni 70-80 in genere latino. Ma già nell'ultimo ep che è uscito, titolato uh -huh. Vemmami, Ve Mami, è proprio un mio singolo che è stato all'inizio ti dico la verità, all'inizio era stato lavorato in una versione Latin pop. Uh -huh. Dopodiché eh, sono diventato il primo al mondo, soprannominato da loro il pionero della baciata con lo stile italiano e quindi ne ho fatto in un secondo momento la versione che poi è diventata principale in baciata di quel singolo. Quindi comunque c'erano già, già intenzioni di prendere il mio cammino. Sempre in spagnolo? O c'è anche, un ci potrà essere, non lo so, un, un brano in italiano prossimamente? No, per ora, per ora resto, resto in spagnolo e la mia lingua madre. È la mia lingua madre. <ride> è la mia lingua madre. No, perché però, è la tua lingua madre? Perché è la, tua li, è la lingua che mh, vabbè, per le sonorità la... è più adatta al genere di musica che fai tu? Sì. Sì, assolutamente, per, per poter cantare italiano il mio genere, diciamo, per quando mi riguarda non mi piace e non si adatta bene, dovresti andare su sonorità più... E in napoletano? Più pop. Eh, non ancora. E in veneziano? No, no mi direi, <ride> dopo, dopo ci sarebbe una mezza idea secondo me. Secondo me potrebbe essere qualcosa che funziona, qualcosa di nuovo. Come l'italiano che ha cantato Baciata, pensa se un napoletano ti canta in dialetto veneto. Eh, potrebbe essere... Magari di te, eh? un, un duetto, ritiriamo fuori pittura fresca, io li conosco. Perché no? Perché no? È quello che vince, no? qualcosa di diverso. <ride> Un'ultima cosa, l'amore tuo per la discoteca, quando fai le serate come DJ, è un mix eh, anche con le tue interpretazioni live o se sei DJ, sei DJ, eh... cioè, come funziona la sera? No, la maggior parte delle mie serate sono DJ e il resto DJ, tranne negli eventi un po' più grossi dove mi sto spostando con l'Ivan Costa Live Show, perché qua in Italia ho sempre lavorato con un gruppo di ballerine brasiliane mm -hmm. e quindi dopo, dopo il tutto, il progetto live che è partito molto bene, ho unito le due cose. Una volta facevo io il DJ per loro, adesso sono loro che fanno le ballerine per me e quindi dove c'è la possibilità, ma in, in occasioni più grandi... Unisco le due cose semplicemente perché mi porto via il gruppo di ballo con l'animazione e dove c'è la possibilità le accompagno su, sul palco con una prima canzone live, in base al pubblico, in base, ripeto, poi al locale o alla situazione, decido dove posso cantare perché il mio è un genere latino, che ti ripeto, qua in Italia è un po' secondario, volendo, allora dove può essere apprezzato... Ci, ci Insomma, dipende dall'occasione, sempre un Live mio. in tutti i sensi, la tua serata è live in tutti la cambio, i sensi. La cambia ogni volta come non c'è una scaletta come DJ, come credo nessun DJ. Ti aspettavi fare. e siamo in chiusura a tutto questo successo. E vorresti averlo anche in Italia. Sarebbe bello essere nel mio paese, no? Grazie a Ivan o Ivan Costa per eh, questa piacevole chiacchierata, grazie a voi per essere rimasti con noi. Questa mattina torniamo domani mattina, grazie, arrivederci, buona giornata.